Sabino, Radio Melodia, niente, buongiorno. Iniziamo la nostra rassegna stampa di oggi dal sito spaziojay.it che riporta un'intervista a Barzagli. Questa è la Juve più forte degli ultimi anni, lo dirà il campo. Vedere paragonare la mia carriera a quella di Scirea è sicuramente un motivo d'orgoglio. Ringrazio Mariale e Riccardo. Se questa è la Juve più forte, lo dirà il campo. Sulla carta sembra esserlo. Siamo partiti bene ed è importante per il precampionato. L'obiettivo è quello di lottare sempre su tutti i fronti, oltre al campionato e Coppa Italia, dare il massimo per la Champions League. Ronaldo si tende a considerare un extraterrestre, in verità con noi compagni di squadra ride e scherza come un essere umano. Sempre su spaziojay.it viene riportata la notizia riguardo le partite della Juve che saranno trasmesse in chiaro dalla Rai le partite di Champions, e saranno Juventus-Manchester, quarta giornata della fase a gironi, mercoledì 7 novembre alle ore 21, e Young Boys-Juve. Andando invece sul biancoliro.com, troviamo in primo piano una notizia riguardante le probabili formazioni di Italia-Polonia. Viene appunto detto che l'arbitro sarà Felix Zweier per stasera, per la partita dall'Ara. I bianconeri, che dovrebbero essere impegnati fin dal primo minuto, dovrebbero essere Bonucci e Chiellini in difesa, oltre a Federico Bernardeschi, che partirà ovviamente in attacco. Mi ha dato inoltre risalto alle notizie di mercato, sempre al tormentone Pogba, il doppio colpo della Fiorentina, che dovrebbe essere appunto rappresentato da Chiesa e da Simeone. Passiamo al portale Facebook di vecchiasignora.com, il forum di riferimento, uno dei forum di riferimento dei tifosi bianconeri, e troviamo la notizia relativa sempre a Pogba, che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport e dice: futuro chi lo sa, però l'ho parlato con Manchester, ma c'è tempo. Il Real stuzzica CR7, non ci manca Isco, Cristiano è un giocatore che ti assicura 40-50 gol. Questo sempre per la Gazzetta dello Sport, dove c'è anche un articolo che riguarda il bilancio della Juve: rosso da 18,9 milioni, peggioramento di bilancio dovuto all'aumento di stipendi e alla riduzione dei premi UEFA. Inoltre viene dato risalto anche la notizia che Chiellini questa sera sarà il capitano dell'Italia e indosserà la fascia che fu appunto di Buffon. Per quanto riguarda le altre squadre, oggi andiamo a vedere cosa si dice tra i tifosi del Palermo sul sito forzapalermo.it. Alconi, il giorno del giudizio, la situazione. E ovviamente il sito forzapalermo.it dà risalto a quella che sarà l'udienza odierna del CONI, del Collegio di Garanzia del CONI, che dovrà decidere per il futuro della Serie B e la Serie C. Ci sono tanti ricorsi, il Novara e il Catania che richiedono una Serie B non più a 19 squadre ma allargata, ma proprio per questo ci sono anche le ex retrocesse Provercelli e Ternana, che insieme al Siena, finalista della playoff e perdente contro il Cosenza, chiede il ripescaggio. Inoltre, a seguito del caso Finward, l'Avellino chiede a gran voce, oltre alla rimessione in Serie B, anche un risarcimento di ben 30 milioni di euro. E infine c'è anche la Virtus Entel. Facebook invece segniamo la pagina Noi Amiamo il Palermo Calcio, in cui si discute ancora del post partita di Cremonese Palermo, mister Tedino che ha concesso 2 giorni di riposo alla squadra, e poi c'è Michael Morganella che tramite il suo portale Instagram lancia un coro contro il Catania.